Bene ragazzi, stiamo guardando questi esercizi qua. Nel video precedente abbiamo risolto il primo e abbiamo visto, per chi non l'ha fatto ma vuole sapere la soluzione, è semplicemente x uguale a 2k pi greco. Adesso dobbiamo sviluppare il secondo. Allora, il secondo non è così intuitivo perché c'è un valore assoluto e noi quando ci sono i valori assoluti ci mettiamo a piangere. L'idea potrebbe essere questa. Visto che io vedo se destra che a sinistra sen x, potrei fare ancora una volta una sostituzione e chiamare sen x uguale a t e risolvere il mio esercizio con la t. Così in questo modo ritorna un problema fatto così. Cioè se io devo fare sen x sotto valore assoluto uguale a 1/2 di sen x più 1, l'idea è, cosa che non avrei potuto fare se dentro sen x ci fosse stato il cos x, perché altrimenti poi non potevo ragionare di sostituzione, allora magari lì guarderemo che bisogna fare qualcosina in più. Comunque l'idea è, io vedo solo sen x, allora chiamo t sen x. In questo modo diventa un problema, ragazzi, molto banale, perché diventa valore assoluto di t uguale a 1/2 di t più 1. Ci riconduciamo a problemi che si sapevano fare in terza liceo. E allora è come se io mi dimenticassi, ok, di questa cosa qua e dovessi solo risolvere questo. Allora, come si fanno i valori assoluti? Perché se uno non sa fare i valori assoluti, allora l'idea è, devo guardare quanti valori assoluti ci sono. In questo caso ce n'è soltanto uno. E allora devo porre tutto ciò che c'è dentro il valore assoluto, che in questo caso è t, ma se dentro il valore assoluto ci fosse stato t più 3, avrei dovuto fare t più 3. Pongo ciò che c'è dentro il valore assoluto maggiore o uguale a 0. Scrivo la soluzione, che ovviamente non dovendo in questo caso fare dei passaggi è così, ma se ci fosse stato t più 3 avrei dovuto scrivere t maggiore o uguale a meno 3. Vado a creare una sorta di tabella, di quella che chiamo pseudo tabella dei segni, in cui mi chiedo dove mettere il più e il meno. Allora, dove metto il più? Dopo lo 0, ok? E quindi vado a creare concettualmente due mondi. Il mondo che esiste prima dello 0, che magari facciamo in rosso, ed il mondo che esiste dopo lo 0, che facciamo in nero, così siamo milanisti. Sono proprio due mondi diversi, ragazzi. Perché? Concettualmente, se t è più piccolino di 0 succede una cosa, se t è più grande di 0 ne succede un'altra. Cioè, nel mondo rosso, siamo nel mondo in cui t è più piccolino di 0, e questo meno cosa mi sta dicendo? Io non so risolvere gli esercizi con le sbarrette, ma mi sta dicendo un'indicazione, mi sta dicendo guarda, tu togli le sbarrette ma mettici davanti un meno. Cioè questa t la liberiamo ma mettiamoci davanti un meno. E così l'esercizio diventa così. Invece, quindi concettualmente oppure, nel mondo nero, dove la t è maggiore di 0, c'è un più. Cosa vuol dire? Io le sbarrette le vorrei togliere. Le puoi togliere nel mondo nero, ma ci metti davanti un bel più. Così si fanno, ragazzi, i valori assoluti. Si tolgono le sbarrette capendo se mettere davanti a ciò che ha perso le sbarrette un più o un meno. In questo modo capite che adesso questo esercizio si fa e senza più i valori assoluti. Allora andiamo avanti. Come diventa questo esercizio? Questa parte facciamola velocemente. Allora, t minore di 0, qui viene, spostando già tutto di là, verrebbe meno t meno 1/2 t e uguale ad 1/2. Oppure, nel mondo dove t è positivo, viene t maggiore di 0, viene t, poi avrei 1/2 t che va di là, quindi meno 1/2 t, uguale a 1/2,
Allora, vabbè, qui è facile. Meno uno, meno un mezzo fa meno tre mezzi. Meno tre mezzi t. Uno meno un mezzo fa un mezzo t. Allora, qui cambio, a sinistra cambio segno, cambio segno, cambio segno. E per togliere un tre mezzi sarebbe da pollo dividere per tre mezzi, perché sarebbe un po' da così, sarebbe una cosa molto sveglia. Per mandar via un tre mezzi, semplicemente io moltiplico di qua e di là per un due terzi. Così qui va via tutto. Così viene t minore di 0 e t uguale a meno un terzo. Oppure con t maggiore di 0, qui moltiplico per 2 e per 2, viene t uguale a 1. Non è finito, ragazzi, perché ogni volta che c'è un insieme, diciamo un sistema, bisogna fare la tabella delle linee. Qui ci sono due tabelle delle linee, e quindi c'è in questa tabella meno un terzo è 0, e la prima riga è tutti i numeri più piccoli di 0. E poi t deve fare meno un terzo, la seconda riga, pallino pieno su un, meno un terzo e basta. L'altra è 0, 1. Ah sì, ragazzi, mi sono reso conto di una cosa, di un piccolissimo errore. Facendo così, io non sto tenendo conto del fatto che t potrebbe essere uguale a 0, ok? Perché chi ti dice che t, cioè è come se avessimo tolto la possibilità che t posso fare 0. Beh, niente problema. Diamo la possibilità, facciamo inglobare al mondo nero anche la possibilità che t faccia 0, ok? Quindi qui c'è l'uguale. Perché t uguale a 0 deve esserci da qualche parte, diciamo. O se lo prende il primo mondo o se lo prende il secondo. Quindi viene t maggiore uguale a 0, t uguale a 1. Allora capite che la prima soluzione è l'unica zona in cui ci sono due pallini pieni, che è questo. Quindi t fa meno un terzo, oppure è come se il primo mondo portasse come soluzione stile Hunger Games, ok? Ogni mondo porta i suoi candidati, allora il mondo rosso porta come candidato t uguale a meno un terzo, il mondo nero porta come candidato t uguale a 1, e allora bisogna vedere se però questi candidati sopravvivono ai giochi, perché vi ricordo che t era il seno di x. Adesso bisogna ritornare indietro, perché t, ragazzi, era sen x, quindi significa che qui devo scrivere sen x uguale a meno un terzo, oppure sen x uguale a 1, perché t era appunto sen x. A questo punto ho due equazioni immediate, cioè ho il sen x, che qui fa, qui il seno fa meno 1, 0 e 1, traccio la mia altezza che era a meno un terzo, quindi qua, trovo i miei due angoli, alfa, ma qui x è come alfa, mentre qui la mia linea di riferimento è 1, quindi sarebbe sempre meno 1, 0, 1, e la mia linea di riferimento in questo mondo nero sarebbe esattamente questa. Qui ovviamente devo valutare sin alla meno 1 di meno un terzo e qui sin alla meno 1 di 1, ok? Però l'idea è che la mia soluzione è che il mio angolo è seno alla meno 1 di meno un terzo più 2k pi greco, oppure pi greco meno seno alla meno 1 di meno un terzo. E diciamo quest'angolo è ovviamente questo qua e quest'angolo è ovviamente questo qua, perché sin alla meno 1 vive tra meno 90 e 90. E invece qua avrei x uguale a sin alla meno 1 di 1 più 2k pi greco, oppure pi greco meno seno alla meno 1 di 1 più 2k pi greco. Allora, la cosa bella è che seno alla meno 1 di meno un terzo è brutto, e infatti lo tengo così,
anche se con la calcolatrice potrei capire quanto fa. Seno alla meno 1 invece di 1 fa pi greco mezzi, quindi qui vado a sostituire. Ma la cosa bella, ragazzi, è che pi greco meno pi greco mezzi fa pi greco mezzi, e infatti come angoli, cioè sono uguali ovviamente, infatti si capisce anche da qua, intercettavo solo un angolo, quindi è una soluzione doppia, la posso togliere, e quindi sostanzialmente in un giro di, qui ho perso la periodicità, in un giro di 360 trovo tre angoli, che sono sostanzialmente questo, quindi la soluzione è x uguale a 90 grazie a questo, poi questo valore, ok, grazie a questo, e poi questo valore grazie a questo, quindi in un'unica soluzione sarebbero, diciamo, questa è la soluzione grafica di tutto, sarebbero questi tre qui.